Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Buon pomeriggio a tutti. Fabio, allora, ieri la Fiorentina, dopo 11 mesi esatti dopo l'ultima volta, era Napoli-Fiorentina 1-3 lo scorso campionato, è tornata a vincere in trasferta e l'ha fatto contro il Palermo. Ti puoi immaginare che è stata un po' una liberazione un po' per tutti qua a Firenze, anche perché ormai pensavamo che fosse davvero difficile riuscire ad invertire questa tendenza in trasferta, però sono arrivati 3 punti importanti e io continuo a ribadire, contro una signora squadra che è il Palermo. Ecco, tu non so se eri allo stadio, comunque hai visto la partita. Sì, ho visto la partita e noi venivamo da 7 vittorie consecutive, quindi è un po' un trend che negli ultimi 3 anni, da quando sono qua in casa, è sempre stato insomma un fortino del Palermo. Però io penso che la Fiorentina sul campo poi abbia anche meritato la vittoria, ha fatto una partita di grande sacrificio, penso paradossalmente meglio il primo tempo, dove comunque è rimasto sull'1-1, che il secondo tempo, dove comunque ha fatto 3 gol. Ecco Fabio, pensi che il vantaggio iniziale del Palermo con Pastore abbia in qualche modo fatto rilassare un po' la squadra? Ma no, io penso che comunque la partita, sai, segnare sia i primi minuti del primo tempo e sia i primi minuti del secondo tempo è sicuramente un aiuto. Però il Palermo, noi quest'anno siamo una squadra un po' così, diversamente dagli anni passati, e giochiamo comunque molto di fiammate, di ripartenze per caratteristiche calcistiche, e a differenza magari di prima, che specialmente in casa tenevamo il pallino del gioco tenendo anche il possesso palla a lungo, e a oggi abbiamo per caratteristiche scegliamo questo, tante volte ha pagato, oggi un po', con la Fiorentina un pochino meno, e ci può stare. Quanto può essere stato d'aiuto alla squadra, parlo a quella viola, l'inserimento e il ritorno di Adrian Mutu, Fabio? Penso fondamentale, perché il calciatore è fuori discussione, non si può nemmeno paragonare ai giocatori che ci sono nella rosa della Fiorentina. Io penso che lui sia diciamo quel diamante che delle volte però per varie situazioni non ha potuto dare positività, però penso che il calciatore Adrian Mutu, per i 2 anni che ci ha giocato insieme, per quello che comunque può dare qualitativamente, penso che sia un calciatore tra i primi 5 nel mondo. E come d'incanto si è sbloccato Gilardino in ogni senso, perché di solito aveva un'occasione gol a partita e o faceva quella o se no era dura per lui e per la Fiorentina. Ieri addirittura nel primo tempo ne ha avute 2 clamorose e poi alla terza è riuscito a segnare, quindi la sua presenza aiuta in maniera chiara anche Gilardino. Vabbè, è fuori dubbio, anche perché la prima occasione è stata una giocata di categoria superiore di Adrian, con un velo, con un tocco di prima. Questo fa parte dei calciatori che fanno la differenza. Adrian è questo, porta sicuramente un pochino più di apprensione negli avversari e quindi devono controllare con molta più attenzione 2 giocatori, magari tante volte invece Gilardino era rimasto solo. Fabio, la tua impressione sul centrocampo a 3 della Fiorentina, su questo assetto con Montolivo a fare la mezzala, Donadel e Berami, questa è stata la Fiorentina messa in campo ieri da Mihajlovic, poi chiaramente c'è anche la variante di D'Agostino. Ha giocato 2 anni così e sono 6-2 anni di grandissime soddisfazioni, io quindi penso che Riccardo, levati i problemi alla caviglia che comunque lo hanno, gli hanno creato dei problemi, il ritorno da un mondiale comunque che non ti dà soddisfazione. Ma penso che anche su questo giocatore la qualità sia fuori discussione. Ha bisogno di ritrovare continuità e non avere più problemi fisici, e penso che l'apporto sarà determinante da qui alla fine per la Fiorentina, ma penso che sia una soluzione molto, molto gradita, perché l'ha già fatta negli anni passati e l'ha fatta anche con grandissimi risultati. Ecco, nell'ultima parte della stagione con Prandelli si era calato in questo ruolo di regista Riccardo Montolivo, però io credo che lui possa fare entrambe le posizioni, come tu dicevi giustamente. Secondo te lui come si sente? Si sente mezzala, si sente regista? Io penso che lui si sente centrocampista, sì. Poi è normale che va adattato agli interpreti che giocano vicino a lui e quindi di conseguenza riuscire ad interpretare per poter esaltare le qualità sue insieme agli altri. Penso che Riccardo sia un giocatore che può arrivare alla conclusione spesso e volentieri, perché ha un gran calcio, può rifinire gli attaccanti, insomma tra le linee può diventare comunque un giocatore devastante per gli altri.
Senti, personalmente sei alla fine di questa avventura, domani sì, sono alla fine, ha detto anche ieri il presidente su Sky, quindi penso che domani risolveremo il contratto e ognuno andrà per la propria strada. Cosa ti rimane di questa esperienza a Palermo, Fabio? Ma comunque sono stati i primi 2 anni molto belli, io ero arrivato in un ambiente che era molto deprimente per la stagione molto negativa prima. Abbiamo fatto 58 punti con un cambio di allenatore, con Antonio Ballardini, e con un cambio di giocatori, 7-8 giocatori. L'anno dopo penso che abbiamo fatto una stagione indimenticabile, abbiamo giocato fino all'ultimo momento per la Champions e abbiamo perso per 1 punto. Io venivo comunque da un crociato, quindi sono rientrato e ho dato il mio contributo appena rientrato, saltando pochissime partite. E ho dato qualcosa per questa squadra, ho avuto la fortuna di conoscere dei ragazzi bravi, di carattere, quindi mi rimarranno sicuramente i compagni, lo staff, e quindi auguro a loro di quest'anno di potersi togliere le soddisfazioni che pensano. Per il resto, insomma, calcio va avanti e bisogna andare avanti. Deglio Rossi ha detto che il futuro è del Palermo, anche perché è la squadra più giovane della Serie A, se mantiene questo organico, questi giovani che vengono inseriti progressivamente, sei d'accordo? Sì, può essere questo, ma sai, il problema di queste squadre sono che bisogna sentirsi appartenenti ad una maglia, perché sennò la crescita non è importante. Se uno si sente di passaggio per altre società è un problema, se uno si sente partecipe e appartenente alla propria squadra dove poter arrivare a dei risultati con questa squadra. Cioè dici che il Palermo non deve essere un punto di transizione, ma deve essere un punto d'arrivo per sentirsi... Ma chi viene deve portare questo, perché sì, se no fai fatica a costruire. Se invece la realtà è diversa per qualsiasi scelta rispettabilissima, è difficile poter ambire a posti, tra virgolette, tra le prime 4. Certo, senti, che effetto ti ha fatto rivedere la tua ex Fiorentina? La vedo sempre con molto piacere, ho tantissimi amici nello staff tecnico, un ex giocatore giocava con me, quindi fisioterapisti, magazzinieri, giocatori che abbiamo passato 2 anni indimenticabili, tra cui il meno 19 che rimarrà, penso, indelebile. Sì. L'anno nella città. Incredibile, sì. Sì, e quindi quello rimarrà indelebile. Poi è comunque il pubblico che al mio primo ritorno mi ha applaudito sia prima che dopo, quindi ci sarà sempre un pensiero positivo per loro. Fabio, secondo te Mihajlovic quanto può essere contento di questa sua avventura alla Fiorentina, se lo conosci bene? Tantissimo, per orgoglio, per determinazione. Sapeva che bisognava trovare una scossa fuori casa, l'ha fatto con una grande prestazione corale in un campo molto difficile che è Palermo, quindi penso che abbia almeno la possibilità di lavorare con più tranquillità e recuperare i giocatori infortunati. Adesso ci domandiamo a Firenze, visto che mercoledì arriva l'Inter, se la Fiorentina è capace di poter fare un'impresa anche contro i nerazzurri. Ora l'impresa contro l'Inter veramente ci vuole la I maiuscola, ma secondo l'impresa te... non lo so, però sono convinto che questa partita gli avrà dato un pochino più di fiducia e faranno comunque una partita di onore. Bene, Fabio, per salutarti e per ringraziarti ti chiedo a questo punto se ci puoi dire quale sarà il tuo futuro, visto che domani rescindi, hai già una mezza idea, pensi di valutare qualche offerta all'estero? Non lo so, potrei valutare qualcosa all'estero, però vorrei continuare nel campionato italiano di Serie A, finire un anno o 2 anni, quindi dovrò sicuramente pazientare 3-4 mesi, però spero di poter continuare e finire in Italia. Bene Fabio, io ti ringrazio di essere stato in nostra compagnia sulle frequenze di Radio Toscana Palla al Centro, ti faccio davvero un forte in bocca al lupo per il tuo immediato futuro e magari torneremo a sentirci quando ci saranno anche novità per quanto ti riguarda. Grazie a Fabio Liverani, ciao Fabio. Media Gol.